Buongiorno a tutti, bentornati al caffè. Siamo arrivati al secondo libro dell'Odissea di Omero, quest'opera straordinaria che io veramente adoro tantissimo perché è proprio alla base della nostra cultura occidentale. In questo caso sentiremo parlare di Telemaco, lo osserveremo mentre tenterà di persuadere i proci, i pretendenti, ad andarsene dal suo palazzo e di continuare i festeggiamenti, i banchetti nelle case dei rispettivi pretendenti. Per poter partire, per poter in qualche modo fare e agire, deve necessariamente avere e ottenere l'appoggio del suo popolo e quindi dei cittadini. Abbiamo detto, siamo in una società del Medioevo ellenico, il re, il Basileus, questo primus inter pares, non ha assolutamente un potere assoluto, il suo è un potere condiviso e quindi deve necessariamente ottenere l'appoggio e il favore del suo popolo, dei cittadini riuniti in assemblea. Quindi adesso verrà convocata un'assemblea proprio per decidere il destino di Itaca. Telemaco tenterà di ottenere l'appoggio militare e quindi in qualche modo di scacciare finalmente questi pretendenti, ma nessuno si alzerà per muovere un dito. E questa è una cosa molto interessante, ci fa capire che il vero Basileus fosse proprio Ulisse, non Telemaco. Telemaco purtroppo è un giovane, appena 20 anni, però il padre è lontano, non sappiamo se sia vivo o morto, lo dirà adesso nell'assemblea e quindi l'incertezza, ve l'ho detto, genera anarchia, ha generato questo immobilismo da cui nessuno sembra però uscirne o volerne uscire. C'è questo grande torpore, sono tutti bloccati e intanto i proci continuano a dilapidare e a mangiare letteralmente le proprietà e i beni di Ulisse, perché stanno divorando l'intero bestiame, sono già arrivati a metà. Questo nostro povero personaggio, questo protagonista Ulisse, che è partito per Troia con ben 12 navi, portandosi dietro 1500 uomini e che poi ritornerà da solo, soltanto alla fine, finalmente ad Itaca, dove potrà fare giustizia, però ancora non lo sa nessuno. Quando mattutina apparve Aurora dalle rosee dita, il caro figlio di Odisseo sorse dal letto e poi, appunto, dopo essersi svegliato, vestito, eccetera, eccetera, va a convocare l'assemblea. Ed è interessante quello che viene detto, perché proprio all'inizio, allora tra essi iniziò a parlare il nobile Egizio, che per vecchiezza era curvo e sapeva mille cose, perché anche suo figlio, insieme a Odisseo, pari a un dio, era andato a Ilio dai molti puledri sulle navi incavate. Antifo, armato di lancia, quindi il figlio di questo egizio, che si chiamava Antifo, era partito proprio con il grande Odisseo. Ve l'ho detto, uno dei 1500 uomini era proprio questo Antifo, ma il selvaggio Ciclope l'uccise nella profonda spelonca, se ne imbandì l'ultimo pasto. Ecco, questo Antifo fu proprio l'ultimo divorato, mangiato dal ciclope Polifemo. Ovviamente questo è un errore di Omero, comunque dell'autore dell'Odissea. Perché? Perché Egizio non lo può sapere. Intanto non può sapere che suo figlio sia morto e soprattutto non può sapere come sia morto, perché Ulisse non è ancora tornato dal suo viaggio e quindi nessuno glielo può avere raccontato. Infatti Orazio nell'Ars Poetica ha un'espressione particolare per definire questi errori di Omero, perché dice che qualche volta il buon Omero sonnecchia. Piangendo per lui prese la parola quindi Egizio e parlò: «Itacesi, udite me ora quel che dirò. Non v'è stata mai assemblea né consiglio da noi da quando il chiaro Odisseo partì sulle navi incavate, quindi nessuno più aveva mai convocato l'assemblea. Ora chi l'ha radunata? Chi ha un tale bisogno tra i giovani o tra quelli che sono più anziani? O ha sentito qualche notizia di un'armata che viene da dire a noi con certezza dopo averla saputa per primo? O vuole esporre e discutere qualche altro pubblico affare? Quindi l'assemblea viene convocata quando ci sono gli affari pubblici. Ve l'ho detto, il Basileus raccoglie su di sé gli onori ma anche gli oneri, quindi deve convocare tutti i cittadini quando si tratta di questioni pubbliche da dibattere.
carattere, chiaramente. Quindi questo egizio vuol sapere la ragione, il motivo, quindi il punto all'ordine del giorno per cui è stata convocata questa assemblea, e da parte sua Telemaco espone il problema che non è assolutamente pubblico, bensì privato, perché riguarda proprio la persona di Telemaco e di Penelope, cioè riguarda una notizia del proprio familiare, del caro, che ovviamente è lontano ed è inevitabile, però che questa notizia abbia anche una ripercussione pubblica. Quindi lui non convoca l'assemblea per un motivo politico, per un motivo pubblico, almeno non inizialmente, ma è ovvio che l'esito di questa ricerca avrà senz'altro una ripercussione pubblica, perché Ulisse è il re di Itaca, il Basileus, e quindi è ovvio che il suo destino poi riguardi e influisca tutte le persone che vivono qui. Il mio dolore è del tutto personale, riguarda due grandi sventure che si sono abbattute sulla mia dimora. La prima è la perdita del mio eccelso padre, che era il signore di tutti qui presenti ed era come un padre per ognuno di voi. La seconda è molto più grave e presto porterà alla rovina le mie proprietà. Quindi sono sempre questioni che però riguardano direttamente la famiglia di Ulisse, non tanto il popolo in generale. Perché? Perché i figli di tutti i nobili qui presenti stanno cercando di forzare mia madre a sposare uno di loro contro la sua volontà. Quindi ci sono due problemi: Ulisse, che è lontano, non si sa più che fine abbia fatto, e dall'altro lato invece i pretendenti che stanno divorando tutte le sue sostanze, che sono sostanze private, non pubbliche, perché sono i beni personali di Ulisse, sui quali lui aveva ovviamente un potere assoluto e totale. Riguarda l'oikos, ve l'ho già detto, le proprietà proprio personali, quindi i servi familiari, tutte le proprietà terriere e soprattutto i capi di bestiame. Ecco, Telemaco quindi vuole fare giustizia, convoca l'assemblea, però tenta per le vie legali di risolvere il problema. E questa è la questione: se il popolo si fosse schierato con lui, insieme avrebbero costretto i pretendenti ad andarsene dal palazzo, quindi sarebbe riuscito poi a scacciarli. Ma questo purtroppo non è stato, perché nessuno si schiera apertamente con Telemaco, proprio nessuno. Lui invoca l'aiuto, chiaramente incute anche timore, invocando poi l'ira degli dei, l'ira divina, però purtroppo lo lasciano da solo. Anzi, tra tutti questi si alza poi una voce negativa, contraria, chiaramente anche malevola, si sente proprio dal tono, di Antino, che abbiamo detto è proprio il pretendente più potente, diciamo un po' il capo banda, ecco, se vogliamo, colui, il capo carismatico, comunque la persona che riesce a imporsi poi su tutti gli altri. Antino, soltanto rispondendo, gli disse, quindi è lui unico che prende la parola, e che cosa risponde a Telemaco? Telemaco, grande oratore, impetuoso, cosa hai detto infamandoci? Una malignità vorresti attaccarci? Non sono i pretendenti achei colpevoli verso di te, ma tua madre, che conosce ogni astuzia, e percepite tutta la malvagità, non soltanto non chiede scusa, ma addirittura addossa tutta la colpa di questa sciagura che è toccata a Telemaco, a sua madre, a Penelope. Perché? Perché è la più astuta di tutte le donne. Ecco, lei ha questa grande fama di essere la donna più astuta tra tutte, anche più di Alcmena e di tante altre, insomma. E per quale motivo? Ed è proprio Antino a colmare questo vuoto narrativo, perché adesso ci dice quello che ancora non sapevamo. Perché è già il terzo anno, e sarà presto il quarto, che illude l'animo nel petto agli Achei, perché ha illuso tutti i greci, ed è stata colpa sua. Sono già 3 anni che ci tiene nell'illusione, perché dà a tutti speranze, promette a ciascuno mandando messaggi, ma la sua mente medita altro. Quest'altro inganno è scogitato nell'animo. In una stanza aveva impostato e tesseva un gran telo sottile assai ampio, e ci diceva senza esitare: giovani miei pretendenti, poiché è morto il chiaro Odisseo, aspettate, pur bramando le nozze, che finisca il lenzuolo, che i fili non mi si sperdano al vento, il sudario per l'eroe Laerte, per quando lo coglie il funesto destino della morte spietata. Nessuna delle Achee tra le genti mi biasimi
se giace senza un lenzuolo, uno che tanto possiede. Quindi permettetemi di concludere questo telo che io sto preparando proprio per mio suocero, per Laerte, il padre di Ulisse. Permettetemi dunque di completare questo sudario in suo onore. Ma il problema qual è? Ce lo dice dopo. Ma lei di giorno tesseva il gran telo e di notte, con le fiaccole a lato, lo disfaceva. Così per 3 anni eluse con l'astuzia e convinse gli Achei. Ma quando giunse il 4° anno e tornò primavera, allora una delle donne, che ben lo sapeva, parlò e la cogliemmo a disfare la splendida tela. Quindi riescono poi a coglierla sul fatto, grazie ad un'ancella che ovviamente ha tradito la fiducia, la lealtà e l'onore di quella casa, di Penelope e anche di Ulisse, chiaramente. Quindi tutto è colpa, tutto per colpa di una traditrice. Lo sappiamo, spesso ci sono nelle storie, perché bisogna rompere un po' questo immobilismo narrativo, altrimenti non succede mai nulla. Quindi Penelope viene tradita da questa serva sleale. Pertanto Antino poi intima Telemaco a lasciare il palazzo, quindi a convincere Penelope ad andarsene da lì, perché poi si rientrerà soltanto insieme al pretendente che lei avrà scelto, e quindi la esorta a convincere la madre proprio a scegliere uno dei proci e quindi finalmente anche a celebrare le nozze. Quindi non servono a nulla le minacce di un castigo divino né questo fantomatico ritorno di Ulisse, perché sembra ormai una cosa lontana e impossibile da realizzare. Interessante la risposta di Telemaco, perché oltre appunto a invocare gli dèi, chiaramente esorta i proci ad andarsene a liberare finalmente il palazzo, ma profeticamente anticipa e annuncia la loro distruzione. Io invocherò gli dèi che vivono eterni, se mai Zeus conceda che vi sia una rivalsa. Invendicati allora morireste dentro la casa. Quindi se voi non vi comportate in maniera diversa, se non cambiate il vostro atteggiamento, io invocherò Zeus e voi morirete invendicati in casa mia, cioè sarete tutti sterminati quando Ulisse ritornerà, perché finalmente potrà fare giustizia. Notate dunque come vita privata e vita pubblica siano inscindibilmente intrecciate, perché è chiaro, la questione è privata ma ha delle ripercussioni pubbliche notevoli in sostanza. Però purtroppo la cosa che salta agli occhi o che vi dovrebbe far subito accendere una lampadina è proprio questo immobilismo da parte del popolo. Nessuno osa mettersi contro i proci perché sono in tanti, mentre il popolo non sa che fare perché è privo di una guida. E ricordiamolo, i proci sono sia pretendenti di Itaca, quindi sono i tacesi come Ulisse, altri invece vengono dalle isole e dai regni vicini. E mentre Telemaco parla, mentre sono tutti riuniti in assemblea, c'è un segnale, un messaggio che viene mandato dagli dèi, in particolare da Zeus. C'è questa visione, questo messaggio alato, che è ovviamente un topos frequentissimo nella cultura anche narrativa di questi popoli. In sostanza non è una novità che le persone tentassero di interpretare il futuro, il volere degli dèi, attraverso i messaggi alati. Insomma, gli aruspici, gli indovini ci sono sempre stati. Mentre parlava, Zeus inviò dalla vetta del monte 2 aquile che arrivarono impicchiata una accanto all'altra con maestosità. Quando giunsero proprio sopra il centro dell'assemblea, cominciarono a roteare sbattendo le ali e gettando sguardi di morte agli occhi di chi si trovava sotto di loro. Poi ingaggiarono una furibonda lotta tra di loro, lacerandosi a vicenda con gli artigli, e infine si allontanarono sulla destra sopra la città. Quindi c'è uno scontro tra 2 aquile che volano ovviamente vicine, poi si attaccano e infine se ne volano via dalla parte destra. Qual è il significato di questa visione, di questo messaggio, di questa scena di combattimento alata, insomma, tra 2 aquile? Ebbene, tra i presenti prende la parola Aliterse, che è il miglior, dice, indovino e augure fra tutti. Si rivolge all'assemblea e che cosa dice? Ascoltatemi, uomini di Itaca, e parlo soprattutto ai pretendenti, perché vedo una disgrazia incombere su di loro. Ulisse non sarà lontano ancora per molto, anzi è sempre più vicino ed è pronto a spargere morte e distruzione non solo sui corteggiatori, quindi sui pretendenti, ma su molti altri
abitanti di Itaca. Quindi Aliterse ha parlato, ha interpretato questa scena inviata dagli dei ed è un presagio di morte. Una futura giustizia verrà fatta quando Ulisse finalmente tornerà a casa, e lui lo dice, quindi Ulisse non è morto perché non sarà ancora lontano, sta per tornare, quindi questo Aliterse predice poi il ritorno di Ulisse e la morte di tutti i pretendenti. E non solo, perché questo indovino aveva anche predetto la morte di tutti i compagni di Ulisse, l'aveva già detto che soltanto il re sarebbe tornato. A Ulisse sta succedendo tutto quello che avevo previsto quando gli argivi erano partiti per Troia insieme a lui. Dissi che, dopo aver affrontato immani avversità e perduto tutti i suoi compagni, sarebbe tornato a casa dopo 20 anni e che nessuno l'avrebbe riconosciuto. Ora tutto questo si sta avverando, e in più aveva anche aggiunto che nessuno avrebbe riconosciuto poi Ulisse quando sarebbe tornato a casa. Era già stato tutto previsto, anche se nessuno chiaramente voleva veramente crederci, perché viene più spontaneo, più semplice e logico pensare che dopo 20 anni uno sia morto, insomma. Ancora più interessante però è la risposta di un altro dei pretendenti, che si chiama Eurimaco, figlio di Polibo. Ecco, interessante perché la sua risposta in realtà rispecchia il pensiero di tutti i pretendenti, quindi diventa il portavoce in sostanza. Vecchio, piuttosto fa predizioni ai tuoi figli, quindi qui si rivolge ad Aliterse. Vecchio, piuttosto fa predizioni ai tuoi figli a casa tua, che non soffrano nessun male in futuro. Queste cose io so spiegarle molto meglio di te. Uccelli ne girano molti sotto i raggi del sole, e quanto ad Odisseo è morto lontano, e così fossi morto tu pure con lui, non parleresti tanto coi tuoi vaticini, e Telemaco, che è corrucciato, non li stigaresti così dopo aver accettato un dono per la tua casa se te l'ha dato. Quindi taci vecchio, vattene a casa e pensa alla tua famiglia. E poi risponde anche a Telemaco, chiaramente: ma io ti dico una cosa, e così di sicuro sarà, se tu, che sai molte cose d'antiche, traviando con vaticini ragazzo, lo spingi ad essere aspro, anzitutto sarà peggio per lui, e a te, o vecchio, daremo un castigo che sconterai nel tuo cuore con rabbia, e per te sarà un grave dolore. Quindi viene minacciato anche l'indovino. A Telemaco lo darò fra tutti io stesso un consiglio, vediamo cosa dice quindi Eurimaco: imponga a sua madre di tornare dal padre, prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali, moltissimi, quanti gli pare che debbano andare alla figlia, quindi che Penelope torni dal padre e che il padre finalmente le fornisca una dote e scelga per lei un nuovo pretendente, quindi un nuovo marito che scelga e che finalmente si risposi. Ricordiamoci che lei è figlia del re di Sparta, quindi lei era una spartana. Penso che prima i figli degli Achei non smetteranno questa corte molesta, quindi prima del matrimonio nessuno se ne andrà, quindi questa corte molesta continuerà, perché non temiamo comunque nessuno, neppure Telemaco con tutti i suoi lunghi discorsi, né ci curiamo del vaticinio che tu vecchio invano pronunci e ti rendi ancora più odioso. Quindi noi non temiamo né Telemaco, perché è un giovane di 20 anni, è da solo, quindi è assolutamente innocuo, non può farci nulla, non può nuocerci, e non temiamo neppure te con questi tuoi strampalati vaticini, perché anche l'ira degli dei sembra così lontana e impossibile da verificarsi. I beni poi malamente saranno mangiati e non saranno gli stessi finché ella stanca gli Achei differendo le nozze. Noi, restando ogni giorno in attesa, contenderemo per i suoi pregi e non andremo da altre che ciascuno potrebbe pur prendere in moglie. Qui Omero ci fa credere che tutti questi pretendenti, più di 100 e attenzione più di un centinaio, siano qui proprio per fare la corte ad una che avrà più o meno 40 anni o comunque almeno 40 anni, quindi abbastanza vecchia per l'epoca, vedova o presunta vedova in sostanza, e quindi ecco, sembra insomma un po' ingigantito il numero, sicuramente saranno stati tanti, ma qui ci fa credere
Omero che siano così tanti, probabilmente non è vero, in sostanza saranno stati alcuni, anche perché molti sono giovani, perché dovrebbero preferire una quarantenne anziché una giovane, magari con sostanze anche maggiori. Telemaco si arrabbia per questa risposta, però non può fare nulla e finalmente quindi annuncia di voler partire, di voler andare prima a Pilo e poi a Sparta, quindi andrà alla ricerca del padre Ulisse e quindi chiede all'assemblea di concedergli almeno una nave, un equipaggio per poter partire e finalmente andare ad avere notizie, notizie fresche o almeno certe in sostanza, perché purtroppo neanche questo lui possiede, neppure una nave per poter andarsene in santa pace. Ovviamente la nave gli viene concessa e quindi organizza la partenza. Poi informerà anche la nutrice Euriclea, alla quale però chiederà di mantenere il massimo riservo. Lei non deve parlare con nessuno, nemmeno con Penelope. Quindi bisogna mantenere assoluto silenzio sulla cosa. Ci le ordina di preparare le provviste, il vino, il cibo necessari per il viaggio. Ovviamente lo fa, esegue tutti i suoi ordini e non informa Penelope. Quindi è l'unica serva fedele che però sa appunto dove stia andando il nostro Telemaco. Interessante poi anche l'intervento di Mentore. Mentore è ovviamente amico di Ulisse ed è stato poi il maestro e consigliere di Telemaco. Ed è interessante perché proprio essendo stato il maestro di Telemaco, il suo nome poi è diventato il nome di tutti coloro che insegnano ad altri, che in qualche modo li seguono e li aiutano nel loro percorso di crescita, no? Lui è stato il mio mentore, viene proprio da qui, dal suo nome, da mentore. Ecco, interessante, perché poi anche in Italia si diffuse, no, questo termine proprio verso la fine del 700, però. Ecco, mentore. E si adira contro il popolo di Itaca perché il popolo ha già dimenticato il buon Ulisse. Ulisse che è sempre stato così buono con tutti, giusto, leale e non ha mai trattato nessuno in maniera diversa, cioè per lui erano tutti uguali, ha sempre tentato di essere il più equilibrato, il più giusto ed equo possibile. Ascoltatemi, uomini di Itaca, vi auguro di non avere mai più un signore benevolo e disponibile, né uno che vi governi con giustizia, vi auguro che d'ora in poi i vostri re siano crudeli e iniqui, perché avete già tutti dimenticato Ulisse che vi accudì come un padre. Quindi sono parole veramente potenti, tonanti, forti, piene di sdegno, piene di invettiva, sentite, contro il popolo, questo popolo così volubile che cambia repentinamente idea, che cambia parere e soprattutto cambia i suoi sentimenti e non agisce più in difesa del figlio di colui che li ha sempre trattati con grande rispetto. Sono sconcertato soprattutto dal modo in cui voi rimanete seduti in silenzio, senza nemmeno cercare di porre fine a un comportamento così scandaloso, cosa che potreste fare se solo lo voleste, perché voi siete in tanti e loro in pochi, perché anche se fossero un centinaio, ma dubito fortemente che siano così tanti, però anche se fossero un centinaio nulla possono fare contro un intero popolo. E poi interviene un altro dei proci che si chiama Leocrito, figlio di Evenore. Mentore, che cos'è questa follia? Vuoi incitare il popolo a fermarci? Sarebbe difficile per Ulisse da solo combattere contro tanti per riappropriarsi dei propri averi, quindi non temono più neppure Ulisse, perché anche se tornasse sarebbe da solo contro tanti proci, anche se fosse uno contro 20, sono sempre in 20, insomma. Anche se osasse attaccarci tutti insieme mentre banchettiamo e facesse il possibile per cacciarci, ci sarebbe poco di cui gioire perché vedrebbe subito sparso il suo sangue. Quindi sentite, no? Come siano, quanto siano, sentite quanto siano crudeli, cioè per loro sarebbe facilissimo eliminarlo. Quindi avete già capito che per il buon Odisseo servirà una grande astuzia, servirà tutta la sua capacità di adattamento e soprattutto di problem solving, cioè della sua capacità e abilità di risolvere i problemi, di adattarsi agli eventi, di trovare sempre un trucco o un escamotage per superare poi l'ostacolo. Ecco, poi ovviamente Telemaco inizia a pregare la buona Atena e la supplica di aiutarlo in questo viaggio. Ovviamente lui otterrà questo aiuto, sia la nave sia l'equipaggio, per poter andare prima a Pilo e poi a Sparta, come gli è stato suggerito proprio da Atena. Quindi Atena
Lo esorta a partire, gli ricorda ancora una volta l'esempio di Oreste, ormai non è più un bambino, deve in qualche modo aiutare il padre e quindi lo esorta poi a sfruttare il suo ingegno e soprattutto anche a smettere di comportarsi da vigliacco, è chiaro, e quindi deve necessariamente partire. Quindi Atena, come il solito Deus ex machina, interviene, gli trova tutto l'aiuto di cui ha bisogno e quindi finalmente poi può partire. In tranquillità e in forma soltanto, ecco, Euriclea e poi finalmente salpa con questa ciurma alla volta prima di Pilo e poi di Sparta, ma questa ovviamente è un'altra storia, un altro capitolo, un altro libro, il libro terzo. Nel terzo libro parleremo poi della sua tappa a Pilo quando incontrerà Nestore e sentiremo che cosa gli racconterà il buon Nestore. Spero che anche questa riflessione vi sia piaciuta. Per qualsiasi cosa io sono sempre qui, mi raccomando, se non l'avete fatto iscrivetevi e io vi aspetto alla prossima lezione. A presto, buona giornata.